Siamo ormai alla settima edizione di questa mostra che la scuola, l'Istituto Comprensivo Amande, fa ormai da 7 anni, come ho detto. E quest'anno abbiamo deciso di mettere questo titolo sui 150 anni dell'Unità d'Italia, quindi 150 auguri Italia. Invitiamo tutti quanti i cittadini a vederla, a visitarla, perché comprende lavori che vanno dai ragazzi della scuola dell'infanzia, i ragazzi della scuola primaria, fino ad arrivare ai ragazzi della scuola media. Io dico sempre alla preside che mi sta vicino che la nostra peculiarità nel nostro territorio, che dovremmo valorizzare sempre, e so che lei crede tantissimo anche in questo, è quello di far capire ai cittadini che quando vengono i bambini da noi, noi li facciamo fare questo percorso che comincia da piccolissimi e ci riportiamo, ci riguriamo fin da piccolissimi avanti fino alle elementari, alle primarie e poi alle medie. E quindi seguiamo questi ragazzi con laboratori, con attività teatrali, con attività musicali, con tutti quanti gli insegnanti insieme. E quindi collaboriamo, è come una grande famiglia, un grande equip che collabora insieme per fare poi alla fine queste cose. E queste cose non le facciamo più soltanto a scuola, ma le cerchiamo di portarle fuori e le mettiamo a disposizione del territorio. Buonasera, questo è uno dei tanti momenti in cui la scuola si mostra, come dice il professore, all'esterno, e lo fa con dei momenti che sono musicali, l'abbiamo visto al Palazzetto dello Sport, lo fa con questo momento che è squisitamente artistico, quindi rivolto a quelle che sono le manifestazioni espressivo-visive, e quest'anno con il tema dell'Unità d'Italia, quindi nel tema della celebrazione, un filo rosso che ha percorso ormai tutte le attività della scuola, sono da 2 anni in queste stanze che mirabilmente quindi riescono ad esaltare questi lavori, io inviterei tutta la cittadinanza quindi a visitarla nei prossimi giorni per apprezzare quanto i nostri docenti sanno fare. Lo sanno fare perché abbiamo, come diceva il professore, nel nostro istituto la possibilità di poter avere delle professionalità a disposizione anche della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Il professore lavora nei laboratori della scuola dell'infanzia, docenti della scuola media lavorano nella scuola primaria in vari laboratori. Questo è un momento importante per la nostra scuola, un momento di raccolta di grandi risultati, e quindi auguriamo anche ai nostri alunni tutti buone vacanze, e abbiamo lavorato tanto e quindi questo è il risultato dell'impegno. Grazie a tutti. Un'ultima cosa, volevo ricordare a tutti quanti i cittadini che il 7 noi concluderemo tutto questo percorso con una rappresentazione teatrale nell'auditorium di San Domenico, il 7 mattina alle 10:30, con i bambini della scuola dell'infanzia, della sezione B e C della scuola dell'infanzia. Prego tutti di venire anche lì a visitare quel bellissimo intervento. Grazie.